Ben ritrovati ragazzi in questo nuovo tutorial. Continuiamo il nostro tour sulle funzioni di Keywalk. Oggi vedremo la modalità solo, solo esclusivo e dim solo. Sono tre funzioni che potete trovare nel pannello superiore. Alcune di queste funzioni alla maggior parte sono sconosciute, come la modalità dim solo, mentre invece la modalità solo è conosciuta ai più. Sono convinto che anche la modalità solo esclusivo non sia una di quelle modalità più usate dagli utenti di Keywalk. Andiamo quindi a vedere le tre differenze sostanziali. Nella modalità solo possiamo cliccare e mettere in solo una traccia o più tracce. Nella modalità solo esclusivo possiamo mettere in solo una traccia e quando passiamo alla traccia successiva il programma disabilita il solo della traccia precedente e così via. Se disabilitiamo il solo esclusivo passando da una traccia all'altra dovremo poi andare a spegnere la traccia precedente. La modalità invece dim solo ha un'altra funzione, e cioè ha la funzione di farci sentire la traccia in solo, ma di mantenere sotto, diminuita di un determinato valore in decibel, che andiamo poi ad impostare nella pagina delle proprietà, tutto il resto della traccia. Andiamo quindi a capire come funziona la modalità dim solo. Per impostare la modalità dim solo possiamo aprire il pannello delle preferenze e settare meno 6, meno 12, meno 18. Questo valore ci permetterà di abbassare di questa soglia tutte le tracce che non sono interessate dal solo. Recharge my mind and I'm ready to go. Ready to go. Come avete avuto modo di sentire, la nostra traccia di vocal è rimasta in primo piano e il resto delle tracce, pur avendo cliccato sul solo, avendo la modalità dim solo attivata, si sono abbassate di 12 decibel rispetto al loro volume naturale. Questo ci permette di sentire una modalità solo, ascoltata però anche nel complesso del nostro brano. Se vogliamo ridurre maggiormente il nostro valore di dim solo, possiamo impostare fino a meno 18 dB. La funzione dim solo è attiva anche con la modalità solo esclusivo. Queste sono le tre modalità di solo, solo esclusivo e dim solo che ora potete utilizzare con maggior padronanza all'interno dei vostri mix. Bene, anche per questo tutorial è tutto, vi ringrazio per averci seguito, mettete un like se vi è piaciuto, condividete il nostro canale, iscrivetevi sulla nostra pagina Facebook, oppure iscrivetevi al nostro gruppo di cui vi lascio il link in descrizione. Alla prossima!